la carne fa male, perché noi non abbiamo una struttura carnivora come i leoni, come i cani o come gli altri animali predatori. Noi abbiamo una struttura erbivora, sia per gli intestini corti, cioè per gli intestini lunghi che abbiamo, invece il carnivoro ce li ha corti, sia per la dentatura che noi abbiamo. Qualcuno può dire noi abbiamo gli incisivi, tutte stronzate, tutte fesserie. Noi siamo strutturalmente vegetariani, anzi vegani. La domanda da me posta, sì, voleva sottolineare il fatto pure che probabilmente, come tu tante volte ci hai spiegato, e come è scritto nella Genesi, noi dovremmo alimentarci delle erbe, dei campi, delle piante, dei semi, dei solo frutti, di della frutta, eccetera. Ma quindi come programma originale noi abbiamo questo tipo di alimentazione. Evidentemente con le religioni sono intervenute delle manipolazioni postume a farci, a indurre a mangiare qualcosa che noi realmente... Sono compromesse per avere più fedele e per dominare di più il popolo. Tu gli dai i contentini per come vogliono, pertanto che se ne fregano loro. Ma nello stesso tempo si mandano pure loro, perché non hanno capito, cioè sono dotti e ignoranti nello stesso tempo. Tu vedi la maggior parte dei preti, che dovrebbero essere loro a capire che Gesù era esseno, era vegetariano, era vegano, come gli esseni, e invece loro sono tutti carnivori, si ingozzano di maiale, si ingozzano di pesce, di polle, di bistecca alla fiorentina, di salsicce, di prosciutte, di salame, di mortadelle, di tutti i tipi di sporcizie e porcherie che possono ingurgitare, e poi vanno a pregare Dio con lo stomaco pieno di merda. Io non so, inorridisco a pensare come si fa a pregare Dio con lo stomaco pieno di merda. Diciamo che non è il massimo della purezza. Non è il massimo della purezza. Mi vengono due domande flash da dirti subito. Primo, ritornando al discorso dell'uccisione degli animali, qualcuno potrebbe obiettare, ma se io inavvertitamente, diciamo così, uccido, schiaccio un insetto, oppure qualche insetto, qualche altro animale, piccolo animale che magari ronza attorno a me e mi dà fastidio, allora anche questo va contro le regole etiche e morali, dovrei farlo o non potrei farlo? Tu che ne pensi? Beh, vedi... Di persone fanatiche al mondo ce ne sono tantissime, degli stronzi, di quelle potentissime, ce ne sono, perché ci sono certi guru, certi maestri che camminano spazzando davanti, oppure non cercano di non respirare per non ingerire il microorganismo. Questa è la pazzia collettiva che prende, cioè, i fanatici e degenerati mentali. Non ha nessun senso logico, capisci? Noi dovremmo distinguere gli esseri che hanno una consapevolezza, una coscienza, con gli esseri microorganismi che sono come i capelli, che fanno parte di un anima gruppo. Se tu ti tagli i capelli, penso che non uccidi il tuo corpo. Se tu poti una pianta, io non credo che tu uccida la pianta. Subito dopo la pianta cresce più rigogliosa e fa più frutte. Quindi tu potando non è che uccide. Estirpando la pianta la uccide, inevitabilmente. Ma se togli tu un frutto a una pianta, togli diversi frutti, perché la pianta fa i frutti per darli con amore a noi, per nutrire noi con amore, e noi gli diamo amore e rispetto alla pianta. Non è che la uccidiamo, anzi la accudiamo. E così, quando tu schiacci una formica, non te ne accorgi, non è che uccidi un essere, diciamo così, a livello coscienziale, tu uccidi un capello di un anima gruppo, che quelle sono piccole cellule. Ora nel nostro corpo ogni giorno muoiono milioni di cellule. Non è che muore l'uomo, muoiono le cellule che si ricostituiscono. Si trasformano. Cioè, se noi riuscissimo a concepire realmente com'è la vita e come siamo costituiti noi e com'è costituita la vita, certe stronzate non le penseremmo neanche, le faremmo e neanche le diremmo.